Buongiorno, mi chiamo Elena Marcello, sono ricercatore a tempo determinato dell'Università degli Studi di Milano e lavoro presso il Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari. Il mio interesse di ricerca è volto allo studio dei meccanismi alla base della malattia di Alzheimer, che rappresenta la forma più comune di demenza ed attualmente rappresenta un costo sociale ed economico importante per la società, perché è una malattia attualmente incurabile. Per cui la mia attenzione si è volta allo studio dei meccanismi patogenetici primari di malattia, perché soltanto andare a capire quali sono le molecole, i pathway e le vie coinvolte in questa malattia può fornire dei target farmacologici importanti e fondamentali per lo sviluppo di nuovi farmaci di terapie innovative. Per questo il mio lavoro è stato portato, diciamo, candidato al premio Galeno, perché può rappresentare una nuova via di sviluppo per farmaci per questo tipo di lavoro.